queste cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Volpe, come va a Roma? Molto bene, Ezio. L'esercito francese e quello del Papa sono allo sbando. È quasi l'ora, dunque. Raduna gli assassini e porta Claudia. Ora? Sì. La Asha e Waka Mutlak, bel Kulun Mumkin. La saggezza del nostro credo sta in queste parole. Agiamo nel buio per servire la luce. Siamo assassini. Claudia, noi dedichiamo la vita a proteggere la libertà degli uomini. Mario, nostro padre e nostro fratello, un tempo sedevano intorno a questo fuoco, contrastando le tenebre. Ora, offro a te lo stesso onore. Unisciti a noi. Io e te non la vediamo allo stesso modo su molte questioni. Niccolò! Ma sei proprio ciò di cui l'ordine aveva bisogno. Hai guidato l'attacco contro i Templari e ricostruito la confraternita. Ora dobbiamo dare a Ezio ciò che gli spetta. La guida dell'ordine degli assassini. Ezio Auditore da Firenze. A partire da ora sei il mentore. Custode dell'ordine e dei nostri segreti. Laddove altri seguono ciecamente la verità, tu ricorda. Nulla è reale. Laddove altri sono limitati dalla morale e dalle leggi, ricorda. Tutto è lecito. Perché questo cambio d'idea? Ti ho sempre aiutato, invece. Sono stato io a portarti a Roma. Io ho causato l'esplosione che ti ha fatto fuggire dal castello. E chi credi che abbia inviato i mercenari a proteggerti al Colosseo? Solo non lo sapevi. Maestro Machiavelli, Cesare è tornato a Roma da solo. Si dirige verso Castel Sant'Angelo. Grazie. Allora? La decisione è tua, non mia. Niccolò, non smettere mai di dirmi come la pensi. Potrei mai ignorare l'opinione del mio consigliere più fidato? Uccidili, mentore. Finisci la tua opera. Ottimo consiglio. Un giorno scriverò un libro su di te. In quel caso, fallo breve.